Marina del Gargano, porto turistico di Manfredonia, appuntamento dopo qualche anno di buio con Still Daunia Moda. Ed è bellissimo rivivere questa sera un binomio a noi tanto caro tra mare e moda. Ed a tale proposito ho qui ai nostri microfoni il signor Antonio Falcone, presidente dell'Associazione Artigiani Maria Santissima di Siponto, a cui vorrei rivolgere una brevissima e semplicissima domanda. L'intento della serata, soprattutto sotto che ottica ed in che ottica rivalutare Manfredonia dopo aver vissuto nei giorni scorsi la rivalutazione di una importante appunto sfaccettatura quale quella enogastronomica del nostro territorio. Oggi invece parliamo di moda e soprattutto ecco l'intento e il risvolto della serata. La moda, parlavi di moda, l'artigianato è moda. Noi abbiamo un'opportunità sul nostro territorio e che da anni è mancata un po' alle, come dire, ai nostri appelli, perché l'artigianato è stato bisprattato, l'artigianato non è stato tenuto le giuste considerazioni a livello nazionale, a partire da quello che è stata anche l'apprendistato, ma anche la forte tassazione, la forte vessazione, la forte burocrazia. Questo ha fatto sì che gli artigiani hanno sofferto e stanno continuando a soffrire sul nostro territorio. Benissimo, benissimo signor Falcone. Invece stasera diamo appunto questa impronta nuova alla città di Manfredonia attraverso una sfilata di moda di 30 giovanissime modelle che indosseranno a quanto pare abiti che sono stati coniati, confezionati da giovani stilisti locali. Allora parliamo di Still Daunia Moda. Still Daunia Moda è un marchio ormai costituito nell'associazione artigiani, quindi Still Daunia per me è la festa, Still Daunia è la tranquillità, per me Still Daunia è diventato un punto di riferimento per i giovani, per gli artigiani, per la creatività e in particolare per la sartoria. Abbiamo avuto, come dicevi poc'anzi, oltre 11 stilisti che hanno creato in un laboratorio messo a disposizione dal GAL Dauno Fantino, e quindi io ringrazio in prima persona il GAL Dauno Fantino per questa opportunità, anche se ci sono delle sfaccettature che dobbiamo ulteriormente diciamo modellare, perché Still Daunia Moda, essendo un marchio, ha delle sue caratteristiche particolari, quindi ha bisogno di essere curata nei minimi particolari, perché la moda è una tabella, è un calcolo, sbagliando il calcolo si va tutti a finire fuori nota e fuori opportunità. Quindi ripeto, l'artigianato è di casa, noi abbiamo delle opportunità grandissime con i giovani e io devo ringraziare questi giovani perché partecipano giovani che stanno studiando sia a Roma e sia a Milano, al Borgo di Milano, e che si sono laureati, anche una giovanissima fotografa si è laureata a Roma e quindi è nel campo della moda. Quindi abbiamo messo su in 448 oltre 8 stilisti di Manfredonia che hanno creato 3 abiti ciascuno, dovuto anche al tempo, e quindi sono 24 abiti che sfileranno nuovi e che faranno una scena bellissima. E quindi Still Daunia Moda penso che debba ritornare tra le manifestazioni importanti del territorio, perché ritengo che sia meritevole, però ha bisogno anche di supporti, da parte degli enti, ma anche degli enti pubblici, perché deve avere un sostegno particolare in quanto potrà dare sviluppo ai giovani e anche di lavoro sul territorio. Benissimo, allora in bocca al lupo a tutte queste giovani promesse e un grazie particolare al signor Antonio Falcone.